Potrebbe essere adottata nell'arco di una decina di giorni la soluzione al problema dei fondi per il bando per le periferie che per Imperia servono alla realizzazione della pista ciclabile. Lo ha reso noto il presidente nazionale dell'ANCI, l'associazione dei comuni, che resta pronta a dare battaglia se i patti non saranno rispettati, i particolari in un servizio. I finanziamenti per il bando delle periferie, che per Imperia significano la realizzazione della pista ciclabile e il completamento del parco urbano attorno al depuratore, sono salvi, anche se non arriveranno in breve tempo. È quanto emerso dall'incontro tenutosi a Palazzo Chigi fra Governo e ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni. Il presidente di ANCI, Antonio De Caro, ha evidenziato che nei prossimi giorni si dovranno recuperare 800 milioni di euro, oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale, per sanare l'incostituzionalità dell'articolo che finanziava metà del bando periferie. Poi, con un prossimo decreto previsto entro una decina di giorni, dovrebbe essere recuperata la somma originaria, dando la possibilità a tutti i comuni di procedere con la spesa dalla progettazione all'esecuzione dei lavori. I fondi però saranno distribuiti nell'arco di un triennio sulla base delle necessità dei comuni. De Caro è conscio che la soluzione non sia esattamente quella auspicata dai sindaci, ma parla comunque di un risultato importante, annunciando però che se nei termini previsti non si trovasse la soluzione definitiva, ANCI interromperà le relazioni istituzionali e non prenderà più parte alle conferenze unificate. Che ci sono dei comuni che hanno preso anche degli impegni giuridicamente vincolanti, abbiamo affidato le progettazioni, alcuni comuni hanno avviato le opere, alcuni comuni addirittura le opere le hanno già terminate, adesso le devono pagare e si ritrovano a fare i conti con dei fondi che non ci sono più, poste dal governo ancora ad oggi. Ed è per noi importante avere una risposta per avere i rapporti istituzionali. C'è un emendamento presentato di notte, si possono incontrare i comuni, spiegare che magari ci sono problemi dal punto di vista economico e si può decidere di sfasare il finanziamento. Non dobbiamo spendere necessariamente il miliardo e 600 milioni tutto quest'anno, anche a volerlo fare non ci riusciremmo seguendo tutte le procedure per le gare pubbliche e per l'esecuzione dei lavori. Quindi ci aspettiamo di essere chiamati dal governo per cercare di capire quale può essere la soluzione che tenga conto delle esigenze dei comuni che hanno già preso degli impegni non solo con i cittadini ma anche con le aziende che stanno realizzando le opere pubbliche e quelle che sono invece le esigenze del governo che evidentemente ha bisogno di fondi quest'anno. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Sanremo. Martedì prossimo il Parlamentino locale, tra le altre pratiche all'ordine del giorno, dovrà occuparsi della convenzione con Arte Imperia per l'affidamento del periodo di sperimentazione che vedrà passare la gestione complessiva della Città dei Fiori dagli uffici del Comune all'Istituto Arte. Vediamo. Dopo la pausa estiva torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Sanremo. L'assise cittadina si riunirà martedì 18 settembre. All'ordine del giorno, dopo l'evasione delle interpellanze e interrogazioni e le relative comunicazioni al Consiglio Comunale, seguirà la discussione che riguarda il servizio patrimonio edilizia residenziale pubblica. Si tratta della convenzione con Arte Imperia per l'affidamento di funzioni di competenza. Infatti, partirà dopo l'approvazione in Consiglio Comunale il periodo di sperimentazione che vedrà passare la gestione complessiva delle case popolari della città di Sanremo dagli uffici del Comune all'Istituto Arte di Imperia, l'azienda regionale territoriale per la provincia di Imperia. Gli verranno affidati le manutenzioni dei fabbricati e la predisposizione dei bandi da fare ogni 2 anni per l'assegnazione delle abitazioni a canone agevolato. Costo dell'operazione 47.500 euro per 1 anno. Il Parlamentino, sempre martedì sera, dovrà approvare la ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale il 4 settembre scorso. Mentre per quanto riguarda il controllo di gestione tributi del servizio Ragioneria, seguirà la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sanremo per il triennio 2018-2021. Ha preso il via in Liguria la vendemmia che quest'anno si presenta con elevati quantitativi di uva di ottima qualità. Lo hanno evidenziato, scusate, i vertici della Coldiretti. Vediamo.
In molti vigneti della Liguria ha già preso il via la vendemmia. Diversamente dallo scorso anno, infatti, il caldo, salvo pochi casi isolati, non è stato sufficiente a far anticipare la raccolta delle uve ad agosto. In base alle rilevazioni effettuate dalla Coldiretti, la vendemmia di quest'anno si presenta equilibrata, con un quantitativo di uva maggiore soprattutto per quanto riguarda il vermentino. La vendemmia 2017 in Liguria aveva portato alla raccolta complessiva di oltre 145.000 quintali di uva e alla produzione di oltre 75.000 ettolitri di vino. La Liguria è molto conosciuta per il suo settore vinicolo, dove la coltivazione viene condotta in maniera eroica, utilizzando i tipici terrazzamenti a picco sul mare. I suoi vini vantano ben 8 DOC, Golfo Tiguglio, Portofino DOC, Colline di Levanto DOC, Cinque Terre Sciacquetà DOC e Colli di Luni DOC, Valpolcevera Riviera Ligure di Ponente DOC, Ormeasco di Pornassio DOC e Rossese di Dolceacqua DOC e 4 IGP. L'annata 2018, a giudicare dai grappoli per pianta attualmente presenti, porterà una maggiore quantità di vino prodotto e anche la qualità si confermerà ottima. La viticoltura in Liguria, affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, è un settore cardine dell'economia locale, condotta da tempi immemori. Nonostante siamo una delle regioni più piccole d'Italia per il settore vinicolo, abbiamo dei grandi vini conosciuti in tutto il mondo che racchiudono nel loro gusto il nostro territorio. Il consorzio dell'olio DOP Riviera Ligure ha siglato il nuovo patto di filiera per l'olio DOP. I prezzi sono stati sensibilmente aumentati a tutela di tutta la filiera olivicola. Sentiamo. Prosegue il sostegno alla filiera olivicola e olearia ligure da parte del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. Il Consiglio di amministrazione ha infatti deliberato il patto di filiera dell'olio DOP per l'imminente campagna olivicola. L'accordo prevede i medesimi contenuti del patto precedente, benché ci si trovi al cospetto di un'annata che si annuncia particolarmente importante. L'annata 2016-2017 prevedeva il prezzo minimo di acquisto delle olive a 18 euro alla quarta, 8,80 euro al chilo per l'olio sfuso in attesa di certificazione e 9 euro al chilo per l'olio sfuso certificato. E rispetto a quell'annata memorabile, di fronte a quella entrante, si sono alzati i livelli minimi, 19 euro alla quarta e 9,80 al chilo per l'olio sfuso in attesa di certificazione e 10 euro al chilo per l'olio sfuso certificato. Il deposito dei contratti di fornitura dovrà avvenire entro il 31 ottobre. Per il presidente del consorzio, Carlo Siffredi, il patto di filiera appena stabilito è la dimostrazione di quanto il consorzio di tutela continui a credere in questo strumento che sostiene un'intera filiera produttiva. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nell'ambito della Commissione Ambiente della Camera, ha annunciato che venerdì al Consiglio dei Ministri sarà presentato un decreto molto importante per Genova, per le famiglie e per le imprese coinvolte. Sentiamo. Io direi che è corretto da tutti i punti di vista iniziare da Genova e dal fatto che nel Consiglio dei Ministri venerdì stiamo lavorando, anche stanotte ci stavamo lavorando, ovviamente un decreto molto importante, come potrete immaginare, è un decreto che ha come destinatari i cittadini di Genova, ha come destinatari gli sfollati, ha come destinatari le imprese di Genova, non solo quelle ovviamente della zona rossa, ma tutte le imprese di Genova, e l'obiettivo è quello di far ripartire immediatamente una delle città economicamente più strategiche del nostro paese. È certamente un decreto, io ironicamente lo chiamo decretone, perché mette insieme il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mette insieme il MEF, mette insieme il MISE, mette insieme il Ministero del Lavoro, perché andiamo ovviamente a trattare tutti gli argomenti. Per quanto riguarda Genova e i genovesi, penso che ci saranno provvedimenti importanti. Riusciremo a gestire la ricostruzione del ponte come primo intervento, andando oltre il rispetto, e ci sono già delle buone basi di partenza, delle giuste regole previste dal codice degli appalti, ma penso che nessuno possa oggi ritenere non diciamo eccezionale, non straordinario, un caso drammatico e appunto come eccezionale come quello di Genova, e quello ci permetterà quindi di poter assegnare direttamente in questo caso ad una società pubblica, sia essa ad esempio Fincantieri, con le competenze sufficienti, anzi con le alte competenze tecniche,
per poter ricostruire il ponte e poterlo fare entro 2019 e contemporaneamente poter avere come commissario di Genova, non solo per la ricostruzione, ma come riguardante tutto, compresa la viabilità, i poteri necessari a poter intervenire velocemente. Come sapete, ha annunciato anche il sindaco di Genova, sono arrivati i sensori perché una delle prime, avendoli incontrati, delle prime priorità, scusate il gioco di parole, quella di permettere agli sfollati di entrare per qualche istante, qualche minuto nelle proprie abitazioni e poter riprendere gli effetti personali, perché evidentemente se ne sono andati senza poterlo fare. Arriveranno questi sensori probabilmente già venerdì, c'è una commissione di tecnici per monitorare quella parte di ponte rimasta in piedi sopra queste abitazioni. Dopo qualche giorno di analisi si spera di poterlo fare. I sensori, mi avete chiesto anche i sensori, riguardano anche un'attività di manutenzione o meglio di controllo generale. Nel decretone diciamo, non c'è solo la parte di Genova, ma c'è anche una parte di intervento sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo di quelle che sono tutte le nostre manifatture. Il decreto Genova riguarderà ovviamente un aiuto alle famiglie in tema mutui e un aiuto alle imprese in tema di agevolazioni fiscali. Interverremo anche sulla viabilità, ci rendiamo conto che ci siano enormi difficoltà, si utilizzerà tra pochissimi giorni già la tratta dell'Ilva per i passaggi degli automezzi che prendono i container all'interno del porto. Ci sarà un sistema di monitoraggio che permetterà loro di entrare e solo loro di entrare, e questo navettamento permetterà di portare in un buffer che ora dovremmo definire quale, tutti quelli che sono adesso, e sono 800 i container fermi. È un decreto che insomma comprende tutto quanto è l'attività necessaria per far ripartire la città, oltre, ripeto, all'attività che comprende la manutenzione e la messa in sicurezza, perché io confermo che questo governo ha questo ministero come obiettivo principale, quello come grande opera principale, proprio quello della manutenzione e della messa in sicurezza di tutte le opere che sono infrastrutturali e sulle quali non possiamo permetterci di non intervenire. Io penso e spero, non trattandosi solo di decreto Genova, ma di decreto anche infrastrutture, che è dentro molto altro, che riguarda tutto il territorio nazionale in termini di manutenzione, mappatura con banche dati, mappatura con all'interno dei dati mappe dati, delle banche dati, sensori, assunzione nuovo personale al Ministero, oltre alle parti di Genova. Io penso e spero che venerdì mattina, quando ci sarà il Consiglio dei Ministri, possa essere concluso. L'assessore alla sanità Sonia Viale si è recata in Ansaldo Energia, dove è posizionata la nuova automedica in servizio per le emergenze sanitarie della Valpolcevera. Si aggiunge alle automediche già operative all'ex ospedale Pastorino e all'ex ospedale di Busalla per i problemi di traffico a seguito del crollo del ponte Morandi. Vediamo. Ci troviamo qui all'Ansaldo perché, come avevamo anticipato, abbiamo proposto come sistema sanitario di emergenza un'automedica in più per il territorio a nord del ponte Morandi, e abbiamo avuto il via libera con l'ordinanza di protezione civile per far fronte a questa emergenza, e c'è stata appunto la disponibilità dell'Ansaldo di collocarla qui, l'automedica, che è un punto ovviamente strategico per tutta un'area, Borzo, dove dicevano, Teglia, insomma tutta una serie di località qui vicine, ma anche a supporto dell'altra automedica che si trova al Pastorino. Quindi andiamo ad ampliare l'offerta dei servizi che intervengono in caso di emergenza. Una parentesi brevissima sul tema Gallino e apertura H24 invece che H12. Quando si parla di interventi in emergenza, tempo dipendenti, ictus, infarto, le persone devono essere portate nell'ospedale attrezzato con l'emodinamica, col centro ictus. Il Gallino non è un ospedale, per scelte risalenti nel tempo, attrezzato in questa direzione. E quindi l'automedica significa che interviene sul posto, prende in carico la persona, inizia a trattarlo per portarlo nel luogo idoneo. Quindi la scelta vincente sui temi dell'emergenza è l'automedica in più. Tutto il resto è un'offerta che si aggiunge, ma a mio parere non va
a risolvere i problemi veri e reali, che è quello appunto degli interventi in emergenza. Qui abbiamo appunto la rappresentanza dell'Ansaldo e anche il personale in servizio sull'automedica. Se qualcuno di voi vuol prendere la parola e raccontare come c'è stata questa disponibilità, come è nata la disponibilità dell'Ansaldo, l'infermeria, cioè il presidio che era già presente all'Ansaldo, stanno ricavando anche uno spazio per il personale in servizio sull'automedica, e quindi io darei la parola a voi, da sei salvatori, da, diciamo, le persone, i visi che vediamo quando abbiamo bisogno di un intervento. Siamo operativi da ieri e insomma oggi abbiamo già fatto un paio di interventi nelle zone che nominava prima l'assessore, quindi siamo un'automedica un po' a cavallo, no? tra le due già esistenti a San Pietro d'Arena e Bolzaneto, proprio per provare a supplire i disagi del traffico, insomma della difficoltà di trasportare un paziente critico fino a un ospedale di riferimento, quindi a un DEA di primo o di secondo livello. E siamo stati coccolati da ieri, ci hanno assolutamente accolto in maniera eccezionale, quindi li ringraziamo sia dal punto di vista tecnico, come per la postazione proprio della macchina, sia dal punto di vista umano, devo dire la verità, e anzi ringraziamo anche a nome della nostra unità operativa. Conosceranno tutti i medici, tutti gli infermieri, che siamo assolutamente tanti, e basta, grazie. Allora, un buon lavoro. Ricordo che vi è anche un'automedica a Busalla, che era un'iniziativa risalente nel tempo su richiesta dei sindaci di quella valle, per cui diciamo, ecco, abbiamo agito con tempestività per quanto riguarda Busalla, e nell'immediatezza, insomma, il tempo tecnico di recuperare, diciamo, nell'assetto dell'organico le risorse, anche questa nuova automedica qui presso l'Ansaldo. Ed ora facciamo una piccolissima pausa, fra poco. Segue a Sanremo il servizio di monitoraggio e potatura delle piante in città. Stamani le operazioni hanno interessato la pulitura dei pini in via Nino Bixio e quella delle palme nell'aiuola dello Zampillo. Vediamo. Proseguono i lavori di pulitura disposti dal Comune di Sanremo per mettere in sicurezza il patrimonio arboreo pubblico. Sono gli alberi in via Nino Bixio ad essere interessati dalle operazioni di pulitura con taglio dei rami e sfoltimento. Sono per l'esattezza dei pini marittimi, e quelli invece reputati a rischio crolli verranno abbattuti. Si tratta di un attento monitoraggio programmato dall'amministrazione comunale per la messa in sicurezza dei grossi arbusti sul territorio matuziano, e che interesserà alcuni anziani ficus, che sono circa una trentina. Parte di via Nino Bixio è disciplinato da segnaletiche per non creare problemi alla circolazione e da alcuni divieti di sosta e di fermata fino al termine dell'intervento, che dovrebbe concludersi venerdì prossimo. I pini abbattuti saranno poi rimpiazzati con nuovi alberi per difendere il verde della via e della pista ciclabile, che è a ridosso della strada. Nell'ambito dell'osservazione, come abbiamo detto, i controlli vengono compiuti su tutte le piante, e stamani il personale del servizio giardini di Palazzo Comunale ha portato avanti delle verifiche sulla stabilità e proceduto poi alla manutenzione delle palme all'altezza della viola dello Zampillo, alle spalle dell'omonima fontana situata in Corso Orazio Raimondo. Da Palazzo Comunale hanno fatto sapere che i controlli e relative manutenzioni proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza delle piante matuziane sparse su tutto il territorio. Dal 2016, anno dell'introduzione della legge Cirinnà, sono oltre 250 le unioni civili celebrate in Liguria. La nostra regione si colloca al 9° posto della classifica nazionale per frequenza di unioni civili nell'ultimo anno. Il servizio.
Sono 250 le unioni civili celebrate in Liguria a partire dall'introduzione della legge Cirinnà. In particolare, 119 sono le coppie omosessuali che hanno pronunciato il fatidico sì presso il comune di appartenenza nel secondo semestre del 2016, quindi non appena il decreto è stato adottato. 134 invece è il numero di quelle che sono convolate a nozze nel corso del 2017. Nel corso del primo anno e mezzo di applicazione della legge, quindi l'8,2% dei riti nuziali celebrati sul territorio regionale hanno interessato persone dello stesso sesso, soprattutto uomini. La Liguria si colloca nel solo ultimo anno al nono posto della classifica nazionale per frequenza di unioni civili. A tracciare questo quadro è l'Istat nell'ultimo report Popolazione residente per stato civile, da cui a livello nazionale emerge che, considerando sia le unioni civili costituite in Italia sia le trascrizioni di unioni costituite all'estero, al 1 gennaio 2018 le persone residenti unite civilmente sono circa 13,3 mila, lo 0,02% della popolazione. Sabato 15 settembre alle ore 21, appuntamento a Cervo nell'oratorio di Santa Caterina per il concerto di due giovanissimi talenti della musica da camera. Si tratta di Indro Borreani al violino e Ginevra Costantini Negri al pianoforte. Vediamo. Cervo non si ferma mai. Quest'oggi vi raccontiamo qualcosa a proposito della manifestazione che ritorna a Amare la Musica. È una manifestazione che nasce a Cervo per beneficenza, dove vengono così riconosciuti dei nuovi talenti locali o comunque persone e ragazzi importanti che stanno facendo un percorso di studi molto, molto significativo. In particolare, come dicevo, questa rassegna nasce completamente per beneficenza e il concerto che vi vado a introdurre sarà un concerto che intanto verrà sviluppato sabato 15 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Santa Caterina a Cervo. Allora, in particolare, i fondi verranno donati all'associazione ABEO di Genova, un'associazione onlus che collabora con l'ospedale Gaslini di Genova per i bambini appunto in difficoltà. Ma veniamo al concerto. Allora, il concerto ha una particolarità che direi è straordinaria. Qualche mese fa mi telefonò Uto Ughi e mi disse: io ho un ragazzo veramente molto talentuoso, un violinista molto talentuoso, e penso che Cervo sia la sede migliore per fargli spiccare il volo o perlomeno per farle conoscere al grande pubblico. E così ci siamo messi d'accordo in questa occasione, dove lui si presta, che si chiama Indro Borreani, è un violinista di 18 anni che ha avuto un percorso veramente molto importante, già vincitore di numerosi concorsi internazionali e in ultimo una particolare chicca, anche già suonato per il presidente di Malta, della Repubblica di Malta. In particolare suonerà anche uno strumento prestatogli dal maestro Uto Ughi. Verrà accompagnato da una pianista che è Ginevra Costantini Negri, anche lei veramente molto, molto preparata, infatti ha vinto anche lei numerosi concorsi internazionali, collabora anche presso la Scala e direi che è un concerto tutto da apprezzare, perché tra l'altro verrà assolutamente raccontato anche dai musicisti che faranno direttamente loro stessi anche l'introduzione ai pezzi che man mano verranno suonati e che per il momento non vi svelo. Comunque sarà sicuramente una serata all'insegna del grande talento musicale sia violinistico che pianistico e vi aspettiamo veramente numerosi per un concerto di grandissimo livello con dei giovani molto promettenti e molto talentuosi e soprattutto per un fine decisamente molto importante. Associazione ABEO, Ospedale Gaslini di Genova. Grazie a tutti. Cuneo Volley compie 60 anni proprio nell'anno in cui torna in Serie A. Per festeggiare si terrà un torneo internazionale quadrangolare con tre squadre dall'estero. Vediamo il servizio di Telegranda. Cuneo Volley compie 60 anni.
Un compleanno importante che la società cuneese ha deciso di festeggiare facendosi un bel regalo, un torneo quadrangolare che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 settembre al Palau Bibanca. L'organizzazione dell'evento, curata da Promo Cuneo e Cuneo Volley, riuscirà per l'occasione a portare nel capoluogo della Granda tre squadre di caratura internazionale guidate da tecnici che hanno legami importanti con Cuneo. I polacchi del Belgatov, allenati da Roberto Piazza, gli svizzeri del Luc Volleyball di Massimiliano Giaccardi e i francesi dello Chamond del professor Silvano Prandi. La quarta compagine è ovviamente Cuneo, presente con alcuni giocatori e coach barisciani alla conferenza stampa svolta in comune. È stato possibile organizzarlo grazie a Sergio Parola, ammettiamolo, vicepresidente di Promo Cuneo, che ci ha accolti, mi ha accolto, devo dirlo, devo ringraziarlo perché mi ha dato l'onore di organizzare noi e tutta la società di pallavolo questo evento. È stato organizzato grazie ai suoi contatti, abbiamo pensato di invitare squadre internazionali che avessero comunque un legame con il territorio. Parliamo di allenatori Piazza, Giaccardi, Prandi, che hanno un legame con la nostra storia comunque. Il significato è semplice, abbiamo pensato quest'anno che cade anche con il ritorno in Serie A del Cuneo, quindi siamo tornati in Serie A proprio nel sessantesimo, nell'anno del sessantesimo compleanno, abbiamo pensato di riportare una pallavolo internazionale a Cuneo. E speriamo che in questi due giorni la gente possa divertirsi e possa rivivere quelle le emozioni che anche io vivevo in curva qualche anno fa. Significa tradurre in una manifestazione sportiva quella che è la nostra velleità di aprire la città all'Europa, significa avere Italia, Francia, Polonia e Svizzera qui per raccontare la nostra storia, che è quella della pallavolo ad alti livelli da decenni. Quindi vogliamo che Cuneo sia questo, sia in ambito sportivo che altrove. Al Palau Bibanca si tornerà dunque a respirare l'aria della grande pallavolo, ma ci sarà spazio anche per una serata speciale in programma sabato 23 settembre in Fondazione CRC, a cui parteciperà il capitano dello scudetto, Wout Weismans. Si attendono conferme da parte di Lucchetta, Zorzi e Galli. Ci saranno di sicuro Silvano Prandi, Roberto Serniotti, Roberto Piazza e Massimiliano Giaccardi, che daranno vita ad un dibattito sulla pallavolo a cui. Ed ora le rubriche Riviere Venti, Autostrada dei Fiori, noi ci vediamo subito dopo per le previsioni meteo. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. Le previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria, domani è giovedì 13 settembre. Nubi diffuse con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, più probabili sul centro ponente nella prima parte della giornata e sui rilievi nel pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni e progressive schiarite a partire da ponente. Umidità sui valori alti, venti deboli o moderati in prevalenza meridionali con rinforzi irregolari in presenza di temporali. Mare mosso in calo a poco mosso dal pomeriggio a partire da ponente. Dopodomani venerdì 14 settembre
Mentre un nuovo impulso perturbato apporta nuvolosità irregolare con associate precipitazioni sparse, più probabili sul centro ponente, ampie schiarite a Levante. Umidità sui valori medio-alti, venti in prevalenza deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi specie su Imperiese. Mare generalmente poco mosso. E per questa sera è proprio tutto, grazie per averci seguito, vi lascio al TG nazionale di ADN Cronos, buona serata. Mattarella, nessuno è al di sopra della legge. Conte, stop all'accoglienza indiscriminata. Record di occupati, ma cala la produzione industriale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 100° anniversario della nascita del Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, ricorda che nessun cittadino è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Le sue parole arrivano dopo le recenti polemiche fra il Ministro dell'Interno Salvini e la magistratura. Informativa al Senato sulla vicenda Diciotti del Premier Giuseppe Conte. L'Italia dice non è più disponibile ad accogliere in modo indiscriminato i migranti, contribuendo, seppure involontariamente, a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta invece all'Unione Europea. Record di occupati per il nostro paese, siamo tornati infatti ai livelli pre-crisi, 23,3 milioni nel secondo trimestre di quest'anno, a rilevarlo è l'Istat. Brusca invece la discesa a luglio per la produzione industriale, meno 1,3%, si tratta del primo calo dal 2016, la diminuzione è anche su base trimestrale. Follia social su Accorsi, l'attore durante la mostra del cinema di Venezia è stato criticato e insultato dagli utenti del web per aver postato una foto su Instagram mentre mangiava una pizza in smoking. Immediata la replica di Accorsi, un bellissimo modo per godere le bellezze d'Italia. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci dalla redazione web.